Eccoci e bentornati sul mio canale. Oggi torneremo a parlare di osteopatia craniale e in particolare ci soffermeremo su quest'osso che vedete qui, un osso molto molto importante chiamato osso zigomatico. Scopriremo perché è così importante e quali possono essere le sue correlazioni col mal di testa. Grazie ad una breve premessa di anatomia, scopriamo perché è così importante. Come vediamo, è un osso che si articola con tante altre ossa. In particolare, si articola con quest'osso qui giallo, quindi l'osso mascellare. Si articola con quest'osso rosa, che è lo sfenoide, che abbiamo già visto in un video precedente. Si articola con quest'osso arancione, che è il temporale, anche lui l'abbiamo già incontrato. E soprattutto si articola con quest'osso qui azzurro, l'osso frontale. Quindi capirete che in questo punto particolare con l'osso frontale possono nascere delle problematiche che poi possono diventare un classico mal di testa. Nel video di oggi vedremo un esercizio molto importante di autotrattamento per poter andare un pochino a mobilizzare l'osso zigomatico. Una mano fissa la fronte, l'altra mano con pollice, indice e medio prende lo zigomatico da trattare. Piano piano lo andiamo a portare in rotazione esterna, quindi verso l'avanti. Ritorniamo piano piano e lo portiamo poi in rotazione interna, quindi verso dietro. Possiamo ripetere questo gesto una decina di volte per ognuna delle due ossa zigomatiche. Bene, se il video ti è piaciuto, ricorda di iscriverti gratuitamente al canale e di rimanere sempre sintonizzato per le prossime novità.